Gianmarco Codraro, studente universitario dell'ex facoltà di ingegneria e militante del collettivo universitario autonomo di Palermo, è stato arrestato e portato in carcere dalla Digos a seguito di un'operazione legata alla manifestazione contro Casa Pound svoltasi a Cremona lo scorso 24 gennaio. Il giovane, 23 anni di Milazzo, sarebbe stato notato alla testa del corteo, con il volto coperto da un casco protettivo e secondo gli inquirenti avrebbe lanciato oggetti contundenti, fumogeni e petardi contro le forze dell'ordine. Nel corso della perquisizione in casa dello studente sarebbero stati inoltre trovati gli indumenti che Codraro indossava durante la manifestazione, che ne hanno reso possibile il riconoscimento grazie alle immagini delle videocamere della polizia scientifica. La notizia è l'arresto di Gianmarco ha scatenato la protesta degli studenti palermitani del suo stesso collettivo. Stamattina infatti Palermo si è risvegliata colma di striscioni a difesa del giovane, presenti in tutte le scuole superiori all'università. La versione dei fatti fornita dagli studenti è diversa da quella della polizia. Parlano di sistema repressivo e chiedono la liberazione del ragazzo. Ecco il loro racconto. Vi raccontiamo un po' che cosa è successo a Gianmarco. Ieri mattina all'alba è stato preso dagli agenti della Digos palermitana e è trattenuto per essere trasportato in carcere. A seguito appunto di alcuni avvenimenti che l'hanno visto partecipare alla manifestazione del 24 di gennaio a Cremona contro Casa Pound, che è appunto un'organizzazione razzista, sessista, omofoba e fascista. Diciamo che in questo momento noi sappiamo che il massimo sostegno che dobbiamo dare a Gianmarco è quello da studente, perché lo conosciamo benissimo noi del collettivo universitario autonomo, ma lo conoscono benissimo gli studenti che l'hanno visto scendere in piazza fino alle ultime date di mobilitazione. Sappiamo che Gianmarco è da sempre in prima fila nelle lotte studentesche e nelle lotte per i diritti sociali. Un episodio del genere non può vedere altro che un'organizzazione folta di studenti e anche di cittadini palermitani che lo hanno conosciuto e che lo conoscono, che lo sostengono, che faranno in modo in questi giorni di farsi sentire, di far sentire la loro voce e soprattutto di farla arrivare direttamente a Gianmarco per fare in modo che venga liberato il prima possibile. Gianmarco, come abbiamo detto, è uno studente che da sempre si è dimostrato protagonista all'interno delle lotte studentesche, che da sempre è stato protagonista all'interno delle lotte che rivendicavano la possibilità di difendere la propria terra e i diritti sociali di tutti i cittadini di questa città e della città da cui proviene. L'obiettivo che ci dobbiamo dare è quello di organizzare dei vari momenti che possano in qualche modo innanzitutto sensibilizzare e rendere nota a tutta la città quali sono le condizioni in cui si trova Gianmarco. Ricordiamo che lui è uno studente e in questo momento è stato trattato come se fosse un criminale qualsiasi, come se fosse un ladro o un assassino. Lui non è né un ladro né un assassino, è una persona che ha una dignità grandissima, una persona che ha un coraggio grandissimo, che noi stimiamo tantissimo e che trattiamo come fratello. E a partire da questo abbiamo deciso di organizzare per oggi pomeriggio un primo incontro cittadino che possa essere appunto assembleare e vedere la partecipazione di quante più realtà, cittadini e studenti possibile, per organizzare, la lanciamo sin da adesso, una manifestazione per sabato pomeriggio che vada a finire sotto il carcere dove è detenuto, quindi momentaneamente sappiamo che è al Pagliarelli, anche se come dire, ancora non abbiamo la conferma rispetto al suo stato, perché la certezza che abbiamo è che il provvedimento non viene da un tribunale palermitano, per cui ci sono stati dei rallentamenti sotto il profilo giudiziario, ma sabato pomeriggio alle ore 16 da Piazza Bologna partiremo con un corteo che andrà a portare il nostro sostegno e la nostra solidarietà a Gianmarco ovunque esso sia detenuto.